Cominciamo con le lettere di Francis Scott Fitzgerald. Lettere a Scott. Prima lettera. 8 agosto 1933. Cara Pierre, ho idee molto ferme sul fatto che tu faccia il tuo dovere. Mi puoi dare un po' più di dettagli sulle tue letture in francese? Sono contento che sei felice, ma non credo mai troppo alla felicità. Non credo mai nemmeno alla tristezza. Sono cose che vedi in scena sullo schermo e sulla pagina stampata, non ti succedono mai veramente nella vita. Tutto ciò a cui credo nella vita sono i premi per la virtù, secondo i propri talenti, e le pene per non aver assolto i propri doveri, che sono doppiamente costose. Se il libro c'è nella biblioteca del campeggio, chiedi alla signora Tyson di lasciarti cercare il sonetto di Shakespeare in cui c'è il verso «I gigli che marciscono puzzano assai più delle erbacce». Oggi sono stato vuoto di ogni pensiero, la vita sembra fatta interamente del lavoro di mettere in piedi un racconto per il Saturday Evening Post. Penso a te, sempre piacevolmente. Se mi chiami Patty ancora una volta, tirerò fuori il gatto bianco e gliele darò forte sul sedere, 6 volte per ogni volta che sei impertinente. Questo ti fa effetto? Penserò io a pagare il campeggio. Sciocchina. Qui concludo. Cose di cui preoccuparsi. Preoccuparsi del coraggio, preoccuparsi della pulizia, preoccuparsi dell'efficienza, preoccuparsi dell'equitazione, preoccuparsi cose di cui non preoccuparsi. Non preoccuparti dell'opinione comune, non preoccuparti delle bambole, non preoccuparti del passato, non preoccuparti del futuro, non preoccuparti di crescere, non preoccuparti che qualcuno ti passi avanti, non preoccuparti di pensare, non preoccuparti dell'insuccesso a meno che avvenga per colpa tua, non preoccuparti delle zanzare, non preoccuparti delle mosche, non preoccuparti degli insetti in genere. Non preoccuparti dei genitori, non preoccuparti dei ragazzi, non preoccuparti delle delusioni, non preoccuparti dei piaceri, non preoccuparti delle soddisfazioni. Cosa puoi pensare? Qual è il mio vero scopo? Quanto sono brava in confronto ai miei coetanei per quanto riguarda A. studio, B. capisco veramente le persone e sono capace di andarci d'accordo, C. sto cercando di fare del mio corpo uno strumento utile o lo trascuro. Con tanto affetto, papà. P.S. P.S. La mia vendetta per il tuo papi è battezzarti Egg, uovo, che implica che appartieni a uno stadio di vita molto rudimentale, che potrai romperti e spaccarti a volontà, e penso che sia una parola che non potresti più scollarti di dosso, se mai la dicessi ai tuoi coetanei. Ti piacerebbe passare tutta la vita come Egg Fitzgerald o Bad Egg Fitzgerald o altre versioni che potrebbero essere inventate da menti forti? Provaci ancora e giuro per Dio che te lo affibbio e sarà affar tuo togliertelo di dosso. Perché cercare grane? Comunque mi affetto. Ultima lettera. Hollywood, California, 7 dicembre 1940. Carissima Scotty, manderò l'assegno che hai chiesto la prossima settimana. Basterà allora. Ti manderò anche i soldi per il treno, eccetera. Sono ancora a letto, ma riesco a scrivere e mi sento piuttosto meglio. Questa volta è stato un regolare attacco cardiaco e dovrò semplicemente prendere più cura di me stesso. Vivo al secondo piano e probabilmente dovrò traslocare, ma non subito. Mi interessa quel che stai facendo su Peaches. Se fossi in te, non penserei ad altro che a Peaches mentre scrivi così da essere assolutamente franca. Ma dopo desidererai molto vedere una copia. Littauer, il direttore di Colliers, è passato di qui settimana scorsa e gli è piaciuto molto il tuo pezzo sul New York. Lui potrebbe pagarti quasi meglio di tutti gli altri. Mentre sono in argomento, ricordati che i consigli di Harold Ober valgono solo fino a un certo punto. È il lettore medio. Circa un terzo dei racconti che ho piazzato sul Saturday Evening Post erano racconti che secondo lui non sarei riuscito a vendere. Come tutti gli agenti. È intasato da troppe letture che mirano esclusivamente a fiutare i soldi che una pagina può rendere, sicché non gli renderei mai
o chiederei un parere su questioni letterarie, anche se naturalmente sotto altri punti di vista è un ottimo agente. Il mio romanzo ha un po' di mistero, spero. Credo che sia una buona regola non rivelare di cosa tratto un lavoro finché è finito. Se lo fai è sempre come se ne perdessi una parte, non ti appartiene più del tutto. I tuoi programmi natalizi mi vanno bene. Con tantissimo affetto, papà. Rainer Maria Rilke, annusano me. Prima lettera, Monaco, 13 maggio 1897. Gentilissima signora, non fu ieri la prima ora che io potei trascorrere con lei al crepuscolo. Nel mio ricordo ce n'è un'altra in cui provai un desiderio intenso di guardarla negli occhi. Era d'inverno e ogni mio pensiero e aspirazione che il vento di primavera sospinge in mille lontananze erano costretti dentro una stanza angusta, intenti al loro lavoro silenzioso. Fu allora che mi venne la capitale numero 96 della Neue Deutsche Rundschau, inviatomi dal dottor Conrad, il quale mi segnava per lettere un saggio presente all'interno. Gesù l'ebreo. Per quale ragione? In quel periodo il dottor Conrad aveva letto qualche passo delle mie visioni di Cristo, 5 delle quali dovrebbero apparire a breve sulla Gesellschaft, e mi immaginò che quella brillante trattazione potesse interessare. Si sbagliava. Non fu infatti l'interesse a spingermi sempre più in profondità in quella rivelazione, a precedermi su questa via austera, fu una fiducia piena di devozione. E alla fine lui fu colto come da un'esultanza nel trovare così magistralmente chiaro, con la forza immensa di una sacra convinzione, ciò che le mie epoche oniriche restituivano in forma di visioni. Fu quella strana ora crepuscolare a cui ieri dovetti ritornare col ricordo. Vede, gentilissima signora, grazie a questa inflessibile essenzialità, grazie alla forza scabra delle sue parole, la mia opera ha ricevuto una consacrazione, una sanzione nel mio animo. Mi sentii come uno i cui grandi sogni si avverano nel bene e nel male, perché il suo saggio stava alle mie poesie come il sogno sta alla realtà, il desiderio sta all'esaudimento. Riesce a comprendere con quale ansia attendessi il pomeriggio di ieri? E certo avrei potuto esprimerle tutto il mio pensiero proprio ieri. Davanti a una tazza di tè non è poi così difficile scambiarsi qualche bella frase di sincera ammirazione. Ma proprio per questo non me la sono sentita. In quell'ora, al crepuscolo, io ero solo con lei. E solo con lei dovevo essere, in quel preciso istante in cui il mio cuore traboccava di gratitudine per quella consacrazione. Per me è sempre così. Se una persona deve ringraziare un'altra per qualcosa di molto prezioso, questa gratitudine deve rimanere un segreto tra i due. Forse un giorno, almeno fino a quando il manoscritto rimarrà in mio possesso, mi sarà concesso di leggerle l'una o l'altra di queste visioni che le ho menzionate. Non riesco a immaginare gioia più profonda. Se domani, venerdì, mi sarà possibile venire al Gettertheater, spero di trovarla, gentile signora. Queste parole, però, sono un grazie che custodisco in me da tempo immemorabile. Poterlo esprimere mi onora. Il suo René Maria Rilke. Ultima lettera. Rainer Maria Rilke morirà il 29 dicembre dello stesso anno. Casa di cura di Valmont, 13 dicembre 1926. Cara, dunque era questo, vedi, che da 3 anni mi preparava la mia vigile natura con i suoi avvertimenti. Ora, se vuole farcela, deve lottare tanto, ma tanto duramente, perché in questo lungo periodo si è prodigata in aiuti, correzioni, impercettibili assestamenti. E prima che si creasse questo attuale stato infinitamente doloroso e pieno di complicanze,
era dovuta passare insieme a me attraverso una strisciante influenza intestinale. E ora, Lu, non riesco a contare gli inferni. Tu sai che ho collocato il dolore, quello fisico, quello veramente grande, tra le mie gerarchie, per quanto lo consideri come eccezione, come via che riconduce all'aperto. E ora mi copre, mi subentra, giorno e notte, dove prendere coraggio? Cara, cara Lu, il dottore ti scrive, la signora Wunderman che è venuta qui a prestare assistenza per qualche giorno. La mia infermiera è buona e comprensiva e credo che il dottore mi serva ormai da 3 anni. Questa è la 4ª volta che mi rivede. Se ne è giusto, eppure gli infermi. Come va da te? Da voi. Un vento cattivo spira su questa fine d'anno, un vento minaccioso. Addio, mia cara. Tuo ragno. Aliu, Tarusa, autunno 1909. Caro Liu Liovovic, oggi sotto il cuscino avevo le vostre lettere e ho sognato Napoleone e la mamma. È il sogno della mamma che vi voglio raccontare. Ci siamo incontrate in una chiassosa strada di Parigi. Io camminavo con Asia, la mamma era come sempre, come un anno prima della morte, un po' pallida, occhi dolci, scuri, sorridente. Ora ricordo così chiaramente il suo viso, ci siamo messi a parlare. Ero così felice di incontrarla proprio a Parigi, dove è particolarmente triste essere sempre soli. Oh, mamma, e le dicevo, quando guardo i Campi Elisi mi sento così triste, così triste. E con la mano sembrava che mi schermassi gli occhi dal sole, ma in realtà non volevo che Asia vedesse le mie lacrime. Poi mi sono messa a implorarla di fare la conoscenza di Livia Alexandrovna. Più di tutti al mondo, mamma, voglio bene a te, a Lidia Alexandrovna e a Ellis. Un e Asia? Ha attraversato la mia mente? No, Asia non c'è bisogno di dirlo. Già, pare che Lidia Alexandrovna abbia un'infiammazione all'intestino cieco, ha detto la mamma. Come sei bella, mamma, le dicevo estasiata. Peccato che io non vi assomigli a te, ma volevo dire a papà. Ma avevo paura che la mamma si offendesse, così ho concluso, chissà chi, sono così fiera di te, è così. È scoppiata a ridere la mamma, io sarei bella? Soprattutto con questo naso che non è affatto così affilato. Solo allora mi sono ricordata che la mamma era morta, ma non mi sono affatto spaventata. Mamma, fai in modo che ci si possa incontrare per strada, anche per un minutino solo, dai mamma! Non si può, ha risposto con aria triste, ma se talvolta in strada o a casa vedrai qualcosa di buono, di strano, ricordati che o sono mie o viene da me. A questo punto è scomparsa. Quanto tempo è passato poi? Non lo so. Di nuovo una strada chiassosa, automobili, tramvai, omnibus, cab, carrozze, vocio, frastuono, una massa di gente. Di colpo sento che qualcuno mi insegue. La mamma? Ma io ho paura, dunque non è lei. Qualcosa di bianco mi raggiunge, mi insegue la mamma. Ma io non ho paura, mi agguanta e mi soffoca attraverso la strada. Un tramvai viene dritto contro di me. Mi allontano dalle rotaie, vado sul lato opposto e il tramvai mi insegue. Quando mi sono finalmente liberata di lui, vedo un'automobile in agguato. Spia i miei movimenti in attesa di lanciarsi al mio inseguimento. A quel punto comincio a capire che qualcosa non va per il verso giusto. È chiaro che qualcuno è venuto a sapere del patto tra me e la mamma e vuole mettermi contro di lei. Vuole che io, spaventata dalla persecuzione degli oggetti e dalle brutte sorprese, alla fine dica «Lasciami in pace!» Ho anche capito che la mamma non può fare nulla per avvertirmi e ne soffre.
Passo sull'altro marciapiede. Imbrunisce. Accanto a me un muro coperto di manifesti. Ci sono tre persone. Una piccola vecchiaccia, un bambino e un vecchio. Mi metto a parlare della mamma, ma la vecchia non capisce nulla. Non sente nulla. Mi viene in mente che sto solo immaginando di parlare. E se stessi solo muovendo le labbra lì davanti a lei, non appena l'ho pensato ho capito perché non mi sentiva, ma in cuor mio ho completato ugualmente la frase, la cui ultima parola era distruggere. Nello stesso istante la mia vecchia tira fuori dalla tasca un gessetto e scrive sul muro distruggere, e cioè la parola che io non ho pronunciato. Allora comincio a farle delle domande. Voi conoscevate la mamma? Le volevate bene? Era una meschinetta appiccicosa, sibila la vecchia. Credi a me, colombella mia. Nel suo bisbiglio c'è qualcosa di servile e astuto e insieme di timoroso. Allora mi rivolgo a una signorina che mi sta alle spalle, alta, con un vestitino azzurro e il pince-nez. E con voce soffocata le chiedo... E voi cosa pensate della mamma? Aveva molti libri, perciò tutti la invidiavano, risponde in modo vago la signorina. La mamma era dritta come una corda tesa. Su un arco, grido con voce sonora, ansimante per l'indignazione e per l'enorme sforzo. Era troppo dritta. L'arco ricurvo si era troppo curvato quando si era drizzato e si è spezzato. Tutto svanisce. Una chiara serata nella nostra casa ai Tre Stagni. Nella nursery, sul letto di Asia, siede un signore sconosciuto, un inquirente con una camicia azzurra e un'enorme barba nera che gli scende sul petto. Accanto al tavolo di Asia c'è la signorina con il pince-nez. Tra le mani ha un temperino e un libro. Con un pretesto, non ricordo quale, esco dalla stanza, scendo dalle scale e vedo un alberello di mela arancia in una tinozza. Gli do una spinta, ma di colpo capisco che è verde e tenero, che gli è difficile salire le scale, eppure le sta salendo. Che è la mamma! Abbraccio il suo fusto sottile, bacio le sue fragili foglioline. Al piano di sotto, sull'orlo del tavolo della sala da pranzo, c'è un bigliettino che comincia con la parola caramuscia. Così mi chiama la mamma. No, non è stata la mamma a scriverlo, non è la sua scrittura, è un altro trucco! Osservo attentamente il fogliettino. E che succede? In un angolino scorgo le parole magistrato inquirente. Allora quello del piano di sopra è anche lui un nemico. Salgo di volata le scale e ancora sulla soglia grido: siete stato voi a scriverlo, non la mamma, è una cosa infame, infame! La signorina con il pince-nez e con il biglietto. L'inquirente, vedendo che ormai lo tengo in pugno, si alza dal letto e con fare minaccioso esige dalla signorina il biglietto, poiché vuole distruggere la prova. Lei gli fica svelta in mano il libro e il temperino e scappa via, dietro di me. Le prove sono lampanti. La polizia sale a prendere l'incurente. Noi siamo in strada. Passa un tramvai. Dal tramvai sporgono le teste. Sventolano fazzoletti. Io ad ogni buon conto rispondo al saluto. Non si sa mai. Fra tutti questi falsi indizi ce ne può essere uno autentico. Della mamma. E come per ricompensare la mia audacia, sulla piattaforma del tramvai vedo tre ragazze. E quella a sinistra assomiglia un po', appena, alla mamma. La mia gioia non ha limiti. La prendo sotto braccio e penzolo da un fianco del tramvai. I suoi occhi. Sì, certo, lei non può assumere il suo aspetto consueto, altrimenti la riconoscono tutti. Ma io ho capito tutto. Dinanzi a noi passa un altro tramvai e da esso penzola un impiccato vestito di rosso. L'inquirente. Di nuovo la piazza. La simpatica signora con il pince-nez, la mia aiutante, mi sorride. Io la ringrazio e stringo con tutte e due le mani la sua manina piccola e fredda. Ecco tutto. Grazie per le vostre lettere, per le lettere e il sogno. E mio caro mago, dovete assolutamente venire a Tarusa. Vi racconterò molte cose.
prima gli ho fatto uno scherzo. Non era Emily Dickinson? Come fai? Presentatela voi? Scusate. No, posso... tutti questi inquirenti. Quanti se ne erano accorti? La data. Bravissimo. Bravissimo. L'importante è la convinzione, no? Però voi altri ci avete creduto. È una cosa molto surrealista. Sì. Perfetto, vi chiedo scusa. Però sono contenta che mi abbiate creduto. Ultima lettera. Molto scherzo. Murliga, perdonami, ma andare avanti sarebbe stato peggio. Sono molto malata. Non sono più io. Ti voglio un bene infinito, capiscimi, non potevo più vivere. Di a papà e ad Alta, se li vedrai, che li ho amati fino all'ultimo momento, e spiega loro che ero finita in un vicolo cieco. La mamma. E la buga. 31 agosto 1941. Cari compagni, non abbandonate Mul. Imploro chi di voi può farlo di portarlo a Cistopol. Da Nikolaj Vaser. I piroscafi sono terribili. Vi supplico di non lasciarlo partire da solo. Aiutatelo con il bagaglio. E preparatelo e portatelo a Cistopol. Spero nella vendita delle mie cose. Voglio che Mu viva e spiri. Con me sarà perduto. L'indirizzo di Asef è scritto sulla busta. Non seppellitemi viva, controllate bene. E la buga. 31 agosto 1941. Caro Nikolaj Nikolajevič, care sorelle Siniakov. Vi supplico di prendere con voi Mur a Cistopol, semplicemente di prenderlo con voi come un figlio e che studi. Per lui non posso fare più nulla e lo sto solo rovinando. Nella mia borsa ci sono 150 rubli e sto cercando di vendere tutte le mie cose. Nel bauletto ci sono alcuni quaderni di poesie manoscritte e un pacco con gli estratti delle prose. Li affido a voi. Prendetevi cura del mio amato Mur, è molto cagionevole di salute. Amatelo come un figlio, lo merita. E me, perdonatemi, non ce l'ho fatta. Marina, non abbandonatelo mai. Sarei follemente felice se vivesse con voi. Portatelo con voi se partite. Non lasciatelo. Maria Savigno e Alberto Savigno. Prima lettera. Roma, 1925. Nonostante i discorsi fatti ieri sera con Beltramelli, la prego di rispondermi se lei vorrebbe, se lei accetterebbe, se a lei non repugnerebbe, insomma, condividere la mia vita. Una preghiera, lette queste parole. E se qualunque fosse per essere la risposta che vorrà loro dare, faccia che, incontrando me, il suo atteggiamento sia di piena impassibilità. Non sopporterei espressioni eloquenti di nessun genere. Facile rovinare il percorso. Mi perdono. Mi bacio le mani. Alberto Salini. Ultima lettera. Milano. 8 maggio 1950. Cara Maria, non ho consegnato i bozzetti per le scene di Alcesti. Ho assistito alla seconda prova. Va benissimo. Fortissime probabilità per il mio balletto alla Scala, ma non parlare con nessuno. Tutti mi stanno scoprendo. È una specie di ballata. Forse potremmo essere felici per sempre. Ti abbraccio e abbraccio Angelica, Ruggero, Marco. Tuo Betty. Giusto, no? Giusto.
fosse lo stesso. E arriviamo alla tanto annunciata, anticipata Emily Dickinson. 7 maggio 1845. Scusate, che lumimente scura. Lettera ad Abia Roth. Abia, mi sembrano secoli da quando ti ho vista. E sono davvero secoli. Per due amiche che debbano restare lontane l'una dall'altra. Mi ha dato grande piacere ricevere un tuo scritto, così pure le novità che c'erano dentro. Soprattutto il fatto che stai prendendo lezioni di pianoforte. Mi raccomando, non diventare più brava di me. Mio padre ha intenzione di metterci in casa un pianoforte prestissimo. Sarò così felice quando ne avrò uno tutto per me. Il vecchio padre Tempo, dall'ultima volta che si è venuto a farci una breve visita, ha prodotto parecchi cambiamenti da queste parti. Le signorine ST e NM sono convolate a nozze. Il dottor Hitchcock si è travestito nella sua nuova casa, trasferito nella sua nuova casa, e il signor Tyker, dalla casa in cui stava, proprio davanti alla nostra, è passato alla vecchia abitazione del presidente Hitchcock. Il signor C sta per trasferirsi nella vecchia casa del signor T, ma il colpo peggiore che ci ha giocato il vecchio Tempo è di essere passato così velocemente da aver travolto Harriet Merrill e averla trasportata a Hedford sabato scorso. Ero così furente che gli sono corsa dietro per fare in modo da essergli così vicina da riuscire a metterci, a mettergli il sale sulla coda. Poi lui è volato via. E mi ha lasciata tutta da sola, di corsa verso casa. Questa mattina Vinay è andata a Boston con nostro padre, se ne starà via un paio di settimane, così io me ne resto sola, in grande splendore. Credo che ormai ci sia anche arrivata, me la immagino mentre guarda, bocca e occhi spalancati, le meraviglie della città. Questa sera sono andata a fare una passeggiata e l'ho raccolto, scegliendoli uno per uno. Dei fiori selvatici. Vorrei poterne fartene avere qualcuno. Questo trimestre sia Vini sia io andremo a scuola. Ah, ne abbiamo una ottima, ci sono 63 studenti. Seguo 4 corsi, filosofia del pensiero, geologia, latino e botanica. Titoli altisonanti, vero? Io non penso che i tuoi lo siano altrettanto. Di questi tempi le mie piante hanno una bella cera. A questa lettera includerò una foglia di geranio, tu me la farai seccare. Te lo sei già fatto un erbario? Se non l'hai ancora fatto, mi auguro che lo farai, sarebbe un tale tesoro per te. Quasi tutte le ragazze se ne fanno uno. Se lo fai, potrei magari contribuire mandandoti fiori che crescono da queste parti. Ti piace la scuola questo trimestre? E gli insegnanti? Sono carini come quelli della nostra vecchia scuola. Sono certa che da quelle parti ci saranno schiere di signorine per bene, tutte inamidate, senza dubbio, modelli perfetti di correttezza e buone maniere. Se è così, non permettere che incatenino la tua personalità libera. Non so se a scuola ce ne sono di questo tipo, ma in genere ce ne sono parecchi. Gli insegnanti le rispettano e le considerano loro satelliti. Divento ogni giorno più bella. Davvero molto in fretta. Sono sicura che a 17 anni sarò la bella di Amherst. E non ho dubbi che a quell'età avrò schiere di ammiratori. Allora sì, sì che mi divertirò a costringerli ad aspettare un mio cenno. Con quale gioia me ne starò a guardare la loro ansia in attesa di una mia decisione finale. Ma basta con gli scherzi. Questo trimestre ho scritto un tema. Inutile assicurarti che è stata una bella esperienza, edificante per me e per tutti gli altri. Non vuoi leggerlo? Vorrei davvero che te ne capitasse l'occasione. Ci tocca scrivere un tema 15 giorni ogni uno e scegliere un brano da qualche libro interessante la settimana in cui non scriviamo il tema. Questo trimestre a scuola ci sono giovani donne davvero affascinanti.
non userò altro nome al di fuori di donne perché non c'è ombra di dubbio che lo siano in tutti i sensi della parola. Però devo a tutti i costi descrivertene una e mentre te la descrivo spero che l'immaginazione, tua eterna compagna, ti rappresenti nella mente questa giovane donna e tu, con il suo aiuto, vedi se ce la fai a pensare che aspetto ha. Bene, per cominciare, dunque, immaginatela così com'è, con un immenso filo di pelle intorno al collo, graziosa, davvero. Poi, sempre in agitazione, un ronzare continuo e tutte le volte che le capito vicino mi sembra di essere finita in un vespaio. Ogni volta che mi imbatto in questo strano esemplare di razza umana non riesco a fare a meno di pensare alla descrizione che Shakespeare fa di una tempesta in una teiera. Ma non è giusto che io rida di lei, perché in realtà io credo che abbia un cuore grande così e che questo è quanto conta di questi tempi. Non ti auguri che io diventi sempre più saggia in compagnia di virtuosi del genere? Sarebbe desiderabile davvero. Hai visto quanto sono belli gli alberi ora? Sembrano tutti coperti di boccioli profumati. Ho avuto molto da fare per Vini, visto che partiva così, contro la mia volontà ho dovuto rimandare di scriverti fino ad ora, ma tu, cara Adia, perdona e dimentica. E io ti prometto che mi comporterò meglio in futuro. Scrivimi subito e fa che sia una lettera lunghissima. E se non riesci a trovare tempo, mandami un foglio, così da farmi capire che mi pensi ancora. E anche se siamo separate da monti e fiumi, le ragazze ti salutano con affetto. Non dimenticare di farmi ricevere una tua lettera presto. Ormai non ho altro da aggiungere, visto che ho riempito tutto lo spazio. La tua amica del cuore, Emily Dickinson. Ultima lettera. Alice e Francis Norcross, maggio 1886. Dolci cugine, richiamata. Evi. Bianca Garuffi. Prima lettera. Roma, 3 settembre 1945. Cara Bianca, hai un modo di dire le cose che fa venire in mente i graffiti preistorici, qualcosa di tranquillamente familiare insieme mitologico. Sogni la febbre, vivi un piatto, sai il vino formidabile ma non lo vedi. Vedi giacche nere a spalla. Tutto questo ha qualcosa di rituale, di rusticamente rituale e molto esotico. Venendo al sodo. Dal nord mi scrivono di un'ennesima riorganizzazione della casa. Più niente centralità, ma autonomia locale. Io, per esempio, dovrei andare a fare l'autonomo a Torino. Proprio adesso che, meno ritualista, prendo gusto al vino di Roma, la cosa mi secca. Mi secca al punto che mi vado decidendo a impuntarmi e non muovermi. Questi sono avuti epici scambi di cablogrammi per sciocchezze. Si è perduto, pare, un corriere mandato a Torino, ma sinora i due animatori non sono ancora discesi a Roma. Parlo di Giulio e di Aldemaro. Crudele io sono ancora, certamente, se crudeltà si può chiamare il normale contegno di chi rispetta le donne al punto di non volerne sapere di loro. Recentemente una mia frase infelice pare abbia deciso qualcuno a tornare a Milano. Facciano. Io ne sono unto, come si dice da noi. Pensare che a 20 anni non capivo perché le mie belle mi cacciavano inferocite dalla loro presenza. Per guarire da ogni nostalgia amorosa non c'è che sperimentare l'essere amato o voluto
o branato, o quello che vuoi, da una persona che ci dia alibi. Si invecchia di colpo ad 80 anni e si ritrova l'equilibrio. Bianca, come va il tuo caos vitale? Non rovinarlo troppo, perché allora ti sparirà anche l'interesse alla vita. Tienilo giudiziosamente a mezz'acqua. E se stai troppo bene alle toiani, scappa. Non mangiare il loto. Io, a parte un'improbabile arrabbiatura per cui pianterai tutta la baracca, sarò probabilmente a Roma quando tu tornerai e sarò contento di vederti. Ciao, Pavese. Ultima lettera. Ultima lettera. Torino, 3 febbraio 1950. Cara Bianca, a Roma sono passato di sfuggita con certi amici e non ho cercato nessuno per non iniziare il giro innumerevole che non si ferma più di te. Ho avuto via via notizie che dicevano come, vestita del camice bianco, facevi non so se la chirurga o la psicanalista. Poi mi pare che dicessero che studi alte scienze. Io sono sempre testardo e lupo. Esprendo sempre di più la mia pianta uomo per non lasciarci che un solo pollone, il tronco, il quale produca direttamente i frutti. Insomma, tendo di abolire foglie e fiori e finché dura va bene. Ma, come dice Balbo, un sottile alberetto da cui pende una pera enorme e altro niente. I libri che faccio probabilmente non piacciono a nessuno, benché molta gente dica bene di me e non so perché si picchi di temermi come influsso, come potenza, come in definitiva impiegato presso un editore. Mi sento come le principesse di una volta che non riuscivano mai a farsi amare per se stesse, ma sempre soltanto per la posizione. Sono sempre etnologicamente invasato e riesco sempre meglio a trasformare i dati di questa scienza in materia dei miei pensamenti e delle fantasie. A proposito, cos'è questa storia che astrolabio è in mano ai pacelli? Strano fatto. E tu sei sempre dell'idea di tutto tentare e a niente fermarti? Io su questo fatto sono irriducibile, sto anzi teorizzando la monotonia, l'insistenza su un solo esperimento come la condizione di ogni validità. Ciao e saluta anche Santoni, sempre caro, Pavese. Tra l'altro poi è passato 3-4 mesi senza scrivere lettere.